Sono severe le critiche del centrodestra alla giunta Gravina. Ad un anno dall'insediamento a Palazzo San Giorgio a Campobasso sono ancora molte le problematiche irrisolte. Il centrodestra incalza. Facciamo un primo resoconto della giunta comunale, ma quali sono state le problematiche non risolte, soprattutto in periodo di pandemia? Ma è il primo anno della consigliatura targata Gravina, diciamo che la pandemia mette in ginocchio l'intera nazione, però questa forza di cambiamento che si è proposto lo scorso 26 maggio ai cittadini di Campobasso, già alcuni dati che vengono fuori, vedono questa amministrazione, vedono il sindaco Gravina perdere 15 punti in quota consenso, ricordando che il ballottaggio si è fatto il 9 giugno perché nel 26 maggio il centrodestra è arrivato quasi a sfiorare il colpaccio di avere una maggioranza consiliare del centrodestra in aula. Diciamo che in questi 12 mesi passati l'amministrazione non è riuscita a dare quel cambio di marcio e Gravina scarica, come suo solito fare sempre su altri, qualsiasi tipo di responsabilità e problemi che si avvertono, dalla pandemia ad alcuni finanziamenti che sono stati persi, ad alcuni progetti che sono in itinere. Logicamente io penso che loro la politica del gambero, no? Un passo avanti e tre indietro. E inoltre, a mio avviso, loro sono bravissimi nel predicare e nel proporre l'azione all'interno della città. Io, a parte qualche assessore che lo vedo seriamente impegnato a dare risposte ai cittadini, è una giunta dove Gravina accentra tutto su di sé e molte volte deve anche prendere delle decisioni. Quindi, un consiglio alla sua prima esperienza, quindi i colleghi consiglieri di 5 Stelle, a mio avviso, ancora non entrano nel ruolo di cosa vuol dire amministrare, e quindi è una maggioranza che ha tutto il peso su Gravina, che oggi perde quasi 15,5 punti.